Eccoci qua, ragazzi. Siamo ancora ad Aspra Catena. E stavo pensando tra me e me, prima di iniziare questo episodio, ho detto: ma chi ci corre appresso? Perché non dobbiamo vedere il più possibile insieme? Quindi ho detto: abbiamo altre due missioni secondarie da fare ad Aspra Catena? Bene, le faremo tutte e due. Prima di buttarci ancora nella missione principale. Ragazzi, facendo le missioni secondarie andremo a sbloccare svariate cose, oltre a guadagnare parecchia esperienza, parecchi punti abilità e la possibilità di modificare sia le nostre armi che i nostri equipaggiamenti per quanto concerne l'armatura. Cosa vuoi da me, Ulvund? Un qualche pagamento? Mio carissimo magistrato, credi di potermi comprare? Ulvund, l'abbiamo già sentito nello scorso episodio, è una persona che sta creando parecchi casini ad Aspra Catena. Scopriamolo meglio insieme. E poi, in questo episodio, andremo da Petra. Che sembrava voler giocare un po' con Aloy, insomma, sembra che a Petra piaccia Aloy, almeno a me sembra, poi lo andremo a scoprire dopo insieme, infatti sono molto curioso, voglio vedere cosa succede. Guardate Ulvund. Ulvund, personaggio secondario. Guardate i poligoni che ha sul viso. Quanto ha fatto bene. Se vuoi sentire quel fischio, devi ordinare ai tuoi soldati di eliminare gli scavazzana e di firmare la concessione. Pensaci, quale altra opzione ti rimane? Ehi. Salvatrice, che tempismo eccezionale. Sarebbe possibile parlare di una questione importante per il dominio? Potremmo, dopo. Va bene. Allora aspetterò. Allora, la salvatrice in persona. L'incubo di Derval, la rovina di Alice. Forse. Si narrano storie sulla tua bellezza e le tue gesta eroiche, mia guerriera. Ulvund il possidente, pronto al tuo servizio. Dunque, cosa ti ha spinto a lasciare le sete pregiate e il vino di Meridiana per visitare questo insediamento? La tua salvifica attenzione sarà richiesta altrove. Sono qui per l'ambasciata e... L'ambasciata? Ah, per la forgia. Ah, questione di importanza ben maggiore, quindi non ti tratterrai a lungo. Il tempo di occuparmi dei problemi che richiedono la mia salvifica attenzione. Ah, gli scavazzanna, certo. Beh, dovrai sbarazzartene se vuoi che l'ambasciata abbia luogo. Bene. Meglio darsi da fare. Forza, vai! Con calma. Non hai una grande opinione del magistrato. Beh, mi rifiuto di leccare i piedi di un passacarte qualunque quando i miei compagni lavoratori sono maltrattati, minacciati e soprattutto sfruttati. Da te stesso. Molto nobile. Nobile? Boh. Sono nato col martello in mano io. E non mi sono mai piovuti regali o altre opportunità dal cielo. Tutto quello che ho me lo sono conquistato. E ora dov'è questo martello? Gli oneri del comando me l'hanno fatto mettere da parte. I Karja non se la rischiano, ma pretendono che gli Oseram mettano in gioco la propria vita là fuori. Qualcuno doveva farsi avanti e dire basta! Hai ordinato tu il fermo. Naturalmente. Siamo lavoratori, non siamo soldati. Finché i Karja non sistemeranno tutto e ci concederanno l'accordo che meritiamo, non rischierò altre vite. Accordo? Parli della tua concessione. Non è solamente mia. È nell'interesse di tutti gli onesti lavoratori Oseram di questa terra, che si spaccano la schiena al lavoro mentre solo i Karja raccolgono i frutti. Noi chiediamo solo la possibilità di condividere queste ricchezze. Vogliamo una terra lavorata dal popolo per il popolo. Giusto. A quanto ammonta la tua parte? Ho una quantità commisurata al mio contributo a questa comunità, semplicemente. Dov'è il fischio?
proprio al centro del paese, ma non voglio esporre Oseram innocenti ai pericoli della valle. Vado a uccidere gli Scavazzanna. Quando avrò finito, la valle riprenderà a lavorare. Se è ciò che serve. Fino ad allora continuerò a garantire la sicurezza di questa brava gente. Tieniti pronto a dare il segnale. Ok. Nuova missione secondaria. Ha detto che mi avrebbe aspettata. Dobbiamo andare da un magistrato Karsha. La stiamo già seguendo la missione, vero? La dobbiamo seguire. Allora, secondaria. Gli Scavazzanna, il timore brulica di Scavazzanna. La domanda è, come ci sono arrivati? Andiamo, andiamo. Che bello, ragazzi. E qua? Maestro della fossa. Qua ci si può allenare, forse. Ok. Vedete come è abbastanza viva la città, comunque. Ci sono un sacco di personaggi. Oddio. Non so perché ho saltato. Vabbè, ragazzi, dai. Se io fossi andato avanti nella missione principale ci saremmo persi questo, che è bellissimo, è pieno di embriachi. Si fa festa, eh? Salvatrice, perdonami per il disturbo e mi dispiace che tu abbia subito le millanterie di Ulvund. Io ne ho passate di peggio. Pare che Ulvund ti voglia mettere sulla graticola. L'idea di accusare i Karja di aver sguinzagliato gli Scavazzanna nel timore è completamente ridicola. Ma più si ostina a sbandierarla, maggior supporto otterrà per la sua maledetta concessione. Gli Scavazzanna come sono arrivati nel timore? Nessuno sa dirlo. Il loro primo avvistamento è stato a ovest della cava. Mi risulta che non sappiano volare, quindi non so come abbiano oltrepassato le montagne. Nessun'altra via? L'unica che conosco è Luce Arida. Senti, se riuscirai a scoprire la verità, ti prometto che in cambio avrai una generosa ricompensa. Aiutami a sentire Ulvund. Assolutamente. Dici di più della concessione. Cos'è questa concessione a cui Ulvund tiene tanto? Lui vorrebbe che il dominio riconoscesse porzioni del timore come possedimenti Oseram. Solo quelle che hanno qualche valore, ovviamente. Fammi indovinare. Vuole trarne profitto in qualche modo? Esatto. Con il timore in mano agli Oseram, lui garantirebbe più investimenti per le loro tante imprese. E non li può avere senza quella concessione? No. No, perché il dominio potrebbe sempre revocarne l'accesso. E quindi la concessione è molto importante. E perché accusare i Karja per gli Scavazzanna, per quanto possa sembrare assurdo, beh, gioca a suo favore. Tu come hai fatto a finire qui? L'ho chiesto io, che tu ci creda o no. Supervisionare la valle intera per conto del Re Sole. Era un onore, e lo è tuttora, anzi. Ma il tuo lavoro sarebbe molto più semplice senza uno come Ulvund che sbraita di continuo. Ulvund non se ne andrà. È qui da molto più tempo di me e si vanta di essere il fondatore di Aspra Catena. Troverò la maniera di conviverci. Per forza. I primi Scavazzanna sono apparsi a ovest della cava? Sì, così ha detto un povero operaio. Ha sentito il terreno tremare e poi li ha visti correre giù dalla collina. È fuggito ed è venuto qui di corsa. Conviene iniziare da lì. Scopri la verità. E forse Ulvund smetterà di incolpare Karja per ogni problema sotto il sole. E a quel punto si concentrerà seriamente sulla ricostruzione di Luce Arida. Ok. Però se non sbaglio, Petra è qui. Credo sia lì, infatti. Tornerò, Petra. Tornerò. Ok. Usciamo e andiamo a ovest della cava, presumo. Aiuto! Ce l'ha con me! Quello Scavazzanna sta per travolgerlo.
indietro! Forza alla forgia. Entra e resta al riparo. Non me lo faccio ripetere. Vai, vai, corri, corri. Mamma mia. Siamo dei veri eroi. Succede anche questo. Succede anche questo, ragazzi. Eventi casuali. Per quanto non siano mai, anche in Zero Dawn, all'altezza di Red Dead Redemption, però sono sempre apprezzabili in un open world. Sono freschi. Sembra una specie di cava. Ehi ragazza, stai indietro, è pericoloso. No, no, noi siamo pronti a tutto. Noi siamo pronti a tutto. Scusate, ma questo forziere me lo culo. Finirà nella scorta. Scusate anche la brutta parola, ma... è di qua? Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Carne fre... non te muove, eh? Carne fresca, il cinghialotto. So, mangiamo. Oh. Ma che me da niente il cinghialotto? Com'è? No, non mi ha rilasciato il loot, ragazzi. Il cinghialotto. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Andiamo avanti. Legno che male non fa. Dobbiamo andare ancora su? Sì. Javad diceva che hanno visto i primi scavazzanna a ovest della cava. Mi conviene dare un'occhiata a fondo valle. Non ci credo che stiamo giocando qualcosa del genere. Tutto così realistico. Questa gen sarà pazzesca, ragazzi. Preparatevi alle bombe a mano. Uno scavazzanna morto vicino alle cascate. Controlliamo. Ci sono degli asset riutilizzati anche in Zero Dawn. Questo ha fatto molto parlare. In Zero Dawn, scusate, in Forbidden West da Zero Dawn. Quindi ci sono degli asset già utilizzati nel precedente capitolo. È vero, ma... i videogiochi funzionano così, ragazzi. Se bisogna creare tutto da zero un'altra volta, questi giochi li vediamo una volta ogni 9 anni. Si utilizzano gli asset e le animazioni che più funzionano e poi se ne aggiungono delle altre nuove. Che strano. Alcune parti sono state manomesse. Quasi come un override. Ah, c'è qualcuno che utilizza gli override. Sembra morto sul colpo. Che sia precipitato dalla rupe lassù. Meglio salire lungo il sentiero. Infatti è molto interessante sapere se utilizzano gli override. Se ci sono persone che utilizzano override, a parte Aloy e Silence, perché... se non sbaglio, in Zero Dawn non abbiamo mai visto qualcuno, a parte Silence, cavalcare un ferrariete o un corsiere. Una cosa che è rimasta è l'arte del camminare. Si può fare anche tutto a piedi, Horizon. È comunque spettacolare in ogni secondo, in ogni minuto. In ogni passo, soprattutto. Ah. Zona sconosciuta, eh? Una vecchia miniera. E tutti questi alberi spezzati. Forse è passata una mandria. Gli scavazzanna sono arrivati da qui. Ma... come? A meno che la caverna non sbuchi fuori dal timore. Qua c'è un bug, credo, sì.
Altra miniera, ragazzi. Oh oh. Ok. Diamo per certo che questa sia una zona quindi molto, ma molto dedita al... Lo prenderò dalla scorta se mi servirà. Alle risorse. Rupe spaccata. Che bello. Bene. Esplorare così. Vediamo dove sbucherò fuori. Con questa qualità infinita. Allora, ma lì che cos'è? Lì che sono? Non me lo dice poi? Ah, bacca medicinale in realtà. Vedevo fosse un qualcos'altro. Dovremmo andare da qualche mercante prima o poi a vendere tutta la roba di valore che abbiamo trovato, perché in realtà siamo già a buon punto. Ah, guardate che bello. I vecchi binari sono crollati di recente. Meglio non proseguire là. Ah, questa probabilmente è la strada giusta. Aspettate che risalgo un attimo sopra, perché magari c'è qualcosa. Ah no, non è vero. Quasi muore. Quasi muore prepotentemente. I binari hanno ceduto sotto il suo peso. Allora gli scavazzanna sono stati qui. Esce fumo dalle profondità della miniera. Un'esplosione. Ok. Scavazzanna. Sono rimasti intrappolati qui. Devo toglierli di mezzo se voglio guardarli in giro. Ok, quanti ce ne sono? Uno. Due. Ne sono solo due di scavazzanna? Possono essere problematici, è vero. Potremmo trovare un modo per farne fuori almeno uno silenziosamente, o almeno fare un colpo critico. Quello sarebbe l'importante, ragazzi. Potremmo provare con un sasso, però mi serve che questo qui si giri. Ok. Si muove parecchio, eh. Aia. Credo mi vedranno tra poco, ragazzi. Faremo una bella figura di cacca. Eccolo. Per girare. Ah, però gli ho fatto molto male. Ok. No, le munizioni. Ok, devo usare anche le bombe giranti per forza. Porca miseria. Siamo nella merda. Siamo nella merda. Ok, uno è andato. Vorrei sapere tu a cosa sei vulnerabile. Questo? Aia. No. No. Aloy dice che non serve a molto, quindi ci credo. Guardate quanto saltano. Punto debole colpito. Ops. Esplosione elementale. Meglio controllare da dove viene quel fumo. Quindi gli scavazzanna sono molto, molto deboli all'acido. Infatti hanno dei serbatoi pieni di esso. Almeno sembra, eh? Anche tu hai fatto una brutta fine, amico mio.
Vediamo un po' che abbiamo qua. Vogliamo provare queste questi funghi? Ah sì, fanno un po' di fumo per coprirsi. Così siamo invisibili. Perfetto. Quindi, ispeziona. Dobbiamo ispezionare, ragazzi. C'è molto fumo. Questa miniera è davvero profonda. Contenitori di vampa. Questi possiamo farli saltare, in realtà. Laggiù c'è parecchia vampa. Ma la vampa con le frecce normali non posso, vero? Infatti no. Con l'acido? Nemmeno. Serve il fuoco qui. Però possiamo scendere. Meglio di no, eh? Che dite? Meglio di no, meglio di no. Niente. Anche qui gli scavazzando hanno fatto crollare tutto. E non si prosegue di qua. C'è qualche prova da trovare qua giù, sì. Se non sbaglio. Rotolo di pergamena. Scendiamo, va. C'è abbastanza vampa da spaccare una montagna. E c'è una nota su uno dei barili. Sì. Vediamo. La nota forse è indirizzata a Ulvund. Ah. Questa miniera doveva essere sigillata. Ulvund è diventato avido. Ha scavato la montagna a suoni cariche. Devo dire a Javad cosa ho scoperto. Ah beh, allora vedi che è un coglione. Nota di carico, leggiamola insieme. Pergamena, una nota imbrattata di carbone scritta a caratteri rozzi. Consegna completata senza mancanze, come promesso da Ragurg il commerciante. Consegnare i tuoi carichi in segreto diventa sempre più difficile, Ulvund. Abbiamo incontrato una pattuglia Karja e impiegato un'ora a far perdere le nostre tracce. Javad è un cialtrone, ma finché non farai firmare quella concessione avrà il potere di paralizzarmi completamente. Se vuoi continuare a fare a pezzi questa stupida miniera, fa pure, ma sappi che le mie tariffe sono aumentate. Come vedete, Ulvund è una persona che cura i propri interessi. Cerca di guadagnarci qualcosa in qualche modo. Ma sento rumori strani, ragazzi. Non vorrei dire nulla. Ulvund sparava segretamente la miniera, cercando di sfruttarla il più possibile. Fino all'arrivo degli scavazzanti. Forse le esplosioni hanno aperto un varco. Ma da dove? Non vorrei morire, ragazzi. Non vorrei. Forse dobbiamo scendere da destra. È pieno di vampa, però, secondo me. Appena abbiamo le frecce incendiarie, dovremmo tornare qui. Io provo a scendere. Provo. Ok. Siamo vivi, siamo vivi. L'importante. L'importante è quello. Ok. Ora corro a Spragatena. E ci sarà, come al solito, un piccolo taglio. A meno che non succeda qualcosa, ovviamente. Una gemma. Verde come la vampa, ma dura e brillante. Potrebbe interessare a un mercante. Hai trovato un blocco di verde lume, una risorsa rara e preziosa. Il verde lume è presente in tutto il mondo e può essere utilizzato per potenziare alcune armi e abiti, oppure scambiato con i mercanti.
Indovinate un po'? Non lo venderemo, ma ce lo teniamo. Ah, mo me dai la roba, cinghialò. Grande cinghialò. Finalmente ci abbiamo un po' di carne di cinghiale. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Andiamo, andiamo. Eccoci qui. Patrice, che novità mi porti? Ho seguito le tracce di Scavazzanna dalla cava. La mandria è sbucata fuori da una miniera in fondo alla valle. La miniera? E come hanno fatto degli Scavazzanna a uscire da lì? Non lo so ancora, ma gli operai hanno usato esplosivi per aprire dei tunnel al suo interno. Per amor dell'alba, gli avevo detto che era troppo pericoloso. Quei tunnel si diramano ovunque, persino oltre il timore. Vorresti dire che... Le cariche di Ulvund hanno aperto un passaggio dall'altra parte? Forse. Sì, forse. Se fosse vero, ci servirebbero delle prove. Delle prove che siano precise, inconfutabili, trovate dalla Salvatrice. Capito, sì, indagherò. Devo andare. Ma certo. Ok. Quindi in realtà... Esatto, quindi... Esatto. Dobbiamo trovare altre prove. Ma la missione, se non sbaglio, dovrebbe continuare allora. In attesa. In pausa fino al completamento dell'ambasciata, che sarebbe la nostra missione principale. Ok. Figo. Molto figo. Perfetto. Adesso parliamo al volo con Petra. Vediamo che ci dice. No. Dov'è Petra? Dov'è Petra? Tu non sei Petra. Credevo fossi Petra. Ti ho visto da lontano. Invece no. Ehi, Mildu. Mildu. Sei Mildu. Avevo il posto fatto durante l'ultima escursione. Mi è bastato per una settimana. Lo sai che mi sentivo quasi più scattante di un corsiero? Goditelo finché dura. Sembra che le provviste che prepari siano miracolose. Ah, ci risiamo. Anche tu puoi avere lo sconto, ma dovrai tornare più tardi. Forse mi confondi con qualcun altro. Ti manda Ulvun? No. Oh, devi scusarmi. È che i suoi sgherri mi tormentano di continuo. Oh, ho anche consumato la mia griglia speciale. Visto che sono un po' in crisi, potresti dirmi subito che cosa vuoi? Un po' del tuo cibo? Ovviamente. La gente di Ulvund ti dà problemi? E come? Pretendono costantemente l'impossibile. Ma con l'attrezzatura che uso per preparare i miei piatti, non posso cucinare così tanto. Per non parlare dello sconto Ulvund che pretendono di avere. E se ti rifiuti? Io cucino, niente rogne. Come sei finito ad Aspracatena? Ho saputo di un villaggio ai confini della frontiera. Se c'è un villaggio, c'è una taverna. Cercavo lavoro. E così mi sono messo a cucinare qui. C'era gente che non aveva mai assaggiato un vero stufato di cinghiale alle bacche. Poi, così dal niente, mi sono fatto una clientela. Merito del mio cibo. O della birra. Quel cliente ha detto che le tue provviste gli hanno dato parecchia energia. Servirebbe anche a me per il mio viaggio. Vorrei poterti aiutare. Beh, anche perché hai la decenza di chiedermelo gentilmente. Ma? Ma purtroppo non ho più la mia griglia speciale. Senza... non posso cucinare i miei piatti tipici. So cosa mi succederà quando dovrò deludere Ulvund o i suoi compari. Anche se avessi tutti gli ingredienti necessari, non potrei cucinare. Forse tu puoi trovarmi un rimpiazzo temporaneo? Che ti serve? Per gli ingredienti? Qualche pezzo di carne decente e una bella manciata di steli di Vernonia. Nient'altro. Per la griglia mi serve un pannello di metallo ondulato, finché non ne forgiano un'altra. Prova in un cumulo dei rovistatori. Segui il fiume verso nord-est. Ah, tranquilla, prima lo pulirò. Sulla via troverai cinghiali e Vernonia in abbondanza.
Il tuo abbigliamento mi suggerisce che sei una brava cacciatrice. Grazie, Mildof. Darò un'occhiata. Finalmente qualcuno che sa dire grazie. E tu non farti maltrattare, chiaro? Se lo dici tu. Un pizzico di coraggio. Avete visto? C'era scritto non nuova missione secondaria, ma nuova commissione addirittura. Allora, usciamo da qui. Ok, ok. Che là c'è un casino. Stanno tutti festeggiando. Non si lavora oggi, non si lavora, eh. Ulvund vi ha messo veramente in feria, e tutti quanti. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui, almeno per questo episodio. Purtroppo non posso fare video più lunghi, avremmo fatto sicuramente la missione principale adesso. E niente, ci vediamo al prossimo con Aloy in Horizon Forbidden West, che è ricco, ricco di cose da fare, ricco di scoperte da vivere. Ciao ragazzi.